Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi presentazione delle borse laterali Givi. Sono il modello Canyon da 25 litri per la mia Tracer 7. Noi adesso vi lasciamo al video, ma prima di cominciare, se i contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, mettete un like e se volete ci sono adesso disponibili anche Super Grazie. Così ci potete dare una mano se volete, tanto utilizziamo quello che ricaviamo da questi video, lo utilizziamo solo per migliorare la qualità audio-video, insomma, Del nostro del nostro canale, canale, sì. e quindi se volete supportateci. Vi lasciamo il video. Queste sono le valigie della Givi laterali Canyon da 25 litri. Sono valigie completamente impermeabili e come vediamo dal retro, hanno il classico attacco Givi monokey che poi vi faremo vedere anche sui telaietti. Allora, la valigia è composta da una patella davanti che ha una piccola cerniera all'interno dove si possono inserire documenti o piccoli oggetti e tutto intorno, come possiamo vedere, ha delle cinghie di compressione o che si possono utilizzare, ad esempio, per attaccare ulteriori accessori o infilare una tenda o altro. Qui al di sopra della valigia c'è una pratica maniglia per il trasporto e la serratura per lo sgancio della borsa dei telaietti. Infine, qui sotto c'ha i due soffietti per diciamo, lo scarico di eventuali liquidi che possono entrare nella valigia. Adesso la apriamo. L'apertura è con il velcro, come possiamo vedere, possiamo anche estrarre la sacca interna. È completamente impermeabile e può essere pratico per, ad esempio, svuotare la valigia quando si va in viaggio. La capienza interna della sacca è di 25 litri, a cui appunto si può aggiungere un po' di spazio. In questa patella laterale c'è questa zip dove si possono inserire documenti o comunque oggetti piccoli e sottili. Con tutte le cinghie laterali, oltre appunto come abbiamo detto prima, aggiungere altri gadget, si può comprimere la sacca per migliorare, diciamo, per diminuire lo spazio occupato. Adesso vi diamo due misure, giusto per darvi un'idea di quanto è grande la borsa. È larga circa 41-42 cm, alta circa 36-37 cm e spessa circa 22 cm. Questo è uno dei telaietti laterali con il classico attacco monokey della Givi. Questa è la sacca che viene data con tutte le viti in dotazione, che poi andremo a vedere. E inoltre noi abbiamo acquistato anche questo, che è il kit di rimozione rapida dei telaietti. Ora andiamo al montaggio. Questo è il kit di montaggio delle borse laterali. E questo è il kit di rimozione rapida dei telaietti. E questi sono due coglioni. Thank you.
Bene, eccoci ritornati nello studio. Avete visto il montaggio e come stanno le borse sulla moto. Insomma, adesso prima di salutarci volevo darvi due considerazioni, dato che queste borse le abbiamo usate alla fine tutta estate, per i nostri vari viaggi, per la moto tendata, le abbiamo caricate a non finire e devo dire che sono soddisfatto comunque perché esteticamente mi piacciono molto rispetto a delle borse laterali in alluminio che diventano anche molto pesanti anche da vuote e molto ingombranti, soprattutto anche da vuote, a differenza di queste che si possono restringere se non le riempite di roba. Comunque abbiamo testato anche l'impermeabilità di queste borse, tengono benissimo, io per lavarle le ho lavate con la canna del giardino, dunque non è entrato niente, perciò l'impermeabilità è garantita su queste borse. Io sono soddisfatto e spero che durino a lungo. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli! Ciao!